Premetto, sono un grande appassionato di calcio e quell'estate c'erano i mondiali. Eppure ero molto arrabbiato per questo. In un'altra occasione avrei passato pomeriggio e serata intera a guardare le partite, a leggere i commenti, a discuterle con amici e parenti, ma quell'anno no. Quell'anno ero arrabbiatissimo perché stavo girando un film e la lavorazione coincideva esattamente con lo svolgimento dei mondiali. E che succedeva? Che tutta la troupe era distratta, tutti parlavano di calcio. Quando c'erano le partite, pomeriggio e notte, era un fiorire di televisori, dai truccatori nel reparto degli effetti speciali, sui camion trasporto mezzi, nelle sartorie, nei camper di alcuni attori. La distrazione era totale. L'Italia inoltre andava abbastanza bene e il tifo aumentava. Io pensavo, per fermare questo andazzo, c'è solo una speranza, che l'Italia venga eliminata presto. Così l'interesse della troupe svanirà rapidamente, la curiosità diventerà più tiepida e si lavorerà con più concentrazione. Niente di più sbagliato. Quell'anno era il 1982. La mia famiglia era in vacanza a Sabaudia, come quasi sempre gli ultimi anni, nel nostro favorito hotel, Le Dune. Io li raggiungevo solo il sabato e ripartivo la domenica sera. Stavo poco con loro, con le mie figlie, poco al mare, che è la mia passione. Dovevo finire un film, per inciso si chiamava Tenebre, e non avevo un giorno da perdere. Per quanto avessi gufato moltissimo, il team italiano andava molto bene, sempre meglio, ed eliminazione non se ne parlava proprio. La troupe del film era entusiasta, allora impotente. A quel punto cominciai a contare i giorni che mancavano alla fine del campionato del mondo. A Roma il venerdì notte girammo delle scene con un cane Doberman molto forte e mordace, anche se addestrato, alla bene e meglio, che doveva inseguire una ragazza e morderla. Detto così sembrerebbe qualcosa di facilmente realizzabile. In pratica lavorare con gli animali nei film è sempre un enorme grattacapo. Così, per spiegare la scena, mimare i movimenti che la ragazza doveva eseguire con il cane, mi presi una storta e molti morsi ai polpacci e alle braccia. E il sabato ero a Sabaudia. Con grande sollievo, l'indomani domenica si sarebbe svolta la finale del campionato Italia-Germania, un classico. Ormai era finita e mi lasciai trascinare dal tifo di tutti. Vennero per l'occasione a Sabaudia anche mio padre e mia madre. Nell'albergo, sulla spiaggia, dappertutto, c'era un'atmosfera febbrile, di attesa impaziente. Bambini con magliette dell'Italia, bandiere tricolori, gruppi di ragazzi divisi per età che emulavano i campioni in Spagna. Giunse la domenica e anche le persone che meno amavano il calcio erano travolte e conquistate dalla febbre generale. L'albergo era elettrizzato, fiorirono televisori grandi e piccoli nelle stanze, nei saloni, le dune erano imbandierate. E quando fu l'ora, una pazzia, tutte le stanze dell'albergo erano aperte, in ogni piano. I televisori a tutto volume, lattine di birra che uscivano dai minibar e poi grida, maledizioni, entusiasmi. La storica immagine del presidente Pertini a braccia alzate. Vittoria, abbracci. Io avevo dimenticato completamente le settimane in cui mi ero augurato che l'Italia perdesse. Anzi, ero tra i più entusiasti. In molti ci gettammo in mare per una nuotata che smorzò il sangue reso bollente dall'euforia. Poi le mie figlie mi dissero che dall'albergo si stava formando un grande corteo per raggiungere Sabaudia con bandiere e tamburi. Via, partimmo subito. Vennero anche mio padre e mia madre. Acquistammo dei tricolori e come un miraggio vedemmo il corteo che avanzava. Era enorme. Rumori di trombe, grida, cori, sventolio di bandiere. Provai una forte emozione. Molti erano già ubriachi. Figuriamoci tra un paio d'ore a che livello alcolico arriveranno, pensai. E pensai giusto perché l'ebbrezza di entusiasmo e di alcol dilagò per molte ore negli alberghi, nella città, per le strade, sulla spiaggia, nelle ville del litorale. In quella confusione persi il contatto con le mie figlie, che ritrovai poco dopo intruppate in un gruppo di ragazzi con trombette e tamburi. Mio padre e mia madre, invece, non li trovai subito, ma solo dopo 3 ore in albergo, dove al bar, ubriachi mammoggi, c'erano dei villeggianti tedeschi. Parlavano tra loro del più e del meno. Sembravano disinteressarsi all'avvenimento, o almeno così facevano credere. È vero, pensai, a Sabaudia ci sono molti turisti tedeschi e nessuno sta pensando a loro, sconfitti nella finale dai nostri, abbandonati nella loro tristezza. Devo dire che mi erano simpatici e ammirai la loro compostezza. Così, dopo il delirio, l'indomani lasciai Le Dune molto presto e tornai al mio Tenebre. Il campionato era finito, ma anche il film stava per finire e così pure le vacanze al mare della mia famiglia. Pensai, questo campionato del mondo a Sabaudia non lo dimenticherò mai.